Magi, ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Magicolo, ben arrivati in un nuovo video di Magicolo, esattamente. Come avete letto dal titolo, parliamo un po' della nuova voce di Capobastone, parliamo anche di alcuni suoi video, no? Di alcune cose che dice, le sue cavolate, no? Perché non si può prendere sul serio questa cosa, questo canale YouTube. Questa è una critica a questo canale YouTube, un canale YouTube squallido, devo dire, che prima era già squallido, un video di Minecraft, che già chi gioca a Minecraft. Vabbè, non critico quello perché dice tanta gente, però voglio dire, come lo fa lui, ce n'è veramente da vergognarsi. Prima usava la sua voce, ovviamente, la voce robotica di Loquendo, e vabbè, lì non c'era niente da dire, diceva parolacce, tutto qua, però sembrava tutta una cosa giocosa, no? Da quando è arrivata la nuova voce e da quando si sente la sua voce, perché se uno riesce semplicemente a capire un po' con l'orecchio si capisce benissimo la voce. Io poi che me ne intendo di queste cose, vi assicuro che ho provato, dato un'occhiata così con Audacity o con altri programmi, abbiamo provato più volte e davano tutti lo stesso risultato, quindi si vedeva la sua voce in chiaro, ed è proprio questa la cosa divertente. Cioè, lui non usa neanche dei filtri particolari, no, lui in pratica rovina un po' la sua voce, quindi gli dà un tratto fastidioso, così che sembra che la gente non riesca a capirlo, ma ragazzi, l'ho trovata la sua voce, cioè vedo proprio la sua voce in chiaro. Ogni video c'è sempre lo stesso effetto, tranne i primi video che usavo un altro effetto, era una cosa un po'... Comunque mi è andato sempre lo stesso risultato, quindi io ho la voce di Capobastone, la faccia la trovate su internet, quindi non vedo neanche più il senso di nascondersi, detto sinceramente. Comunque non mi interessa, non sono qui per mettere cose, documenti, privacy, non sono qui a ledere la presenza di nessuno, vi sto dicendo quello che è appunto l'ignoranza di questo canale YouTube, le parolacce che dice adesso, gli insulti verso cose, persone. C'è qualcosa veramente di orrido in quel canale YouTube. Io veramente mi sento male quando ascolto, io vedo ho visto un minuto e mezzo di quel video. Non sono neanche qui per difendere Zeb89, perché ho visto il video anche che ha fatto su Zeb89 Deep Web. Aggiungo ancora che Capobastone ha un'ignoranza sconfinata anche del Deep Web, perché vedo che non ha neanche capito chiaramente cos'è il Deep Web, perché lui dice sì, ha detto qualcosa su che c'è qualcosa di nascosto, no? Ha parlato così, cos'ha, però non ha detto praticamente un cazzo, anzi quelle poche cose che ha detto sono pure sbagliate, quindi mi dispiace, ma non hai capito un cazzo neanche di Deep Web. Usiamo un po' il suo gergo, no? Perché lui è talmente ignorante che deve dire parolacce per attirare la gente. Faccio anche notare che con la sua voce di merda, la sua nuova voce di merda modificata così, è riuscito a farsi andare contro tutta la gente, tutti quei pochissimi, no, personaggi che gli mettono mi piace, così, che lo seguono perché gioca a Minecraft solo per quello, ed è riuscito ad andare anche contro di questi. Poi ha chiuso i commenti, ha fatto chissà in che modo. Altra cosa, a parte le parolacce, le cose così, l'ignoranza di Capobastone, c'è da dire una cosa, che io mi sono rotto le palle, perché non è possibile una cosa del genere, mi sono rotto completamente le palle. Penso di non essere neanche l'unico. E quindi, poi andare anche contro Zeb in quella maniera è una cosa ridicola, che potrebbe neanche fare Yotobi, voglio dire, ma come può farlo Capobastone? Un'inutile merdaccia. Quindi Capobastone, ti saluto con questo, perché questa è l'unica cosa che ti meriti.